Avevamo già parlato di Monitor API, il gruppo di hacker, civic hacker, che aveva fatto richiesta di rimozione di Google Analytics a un po' di pubbliche amministrazioni italiane. Nel frattempo esce qualcosa di nuovo. Nelle scorse ore sono arrivate alle scuole italiane, a 8.254 istituti, delle richieste, un FOIA, una richiesta di accesso agli atti per tutta una serie di cose che riguardano ancora trasferimento dati all'estero e valutazione di impatto di sicurezza, eccetera, sulla scelta di avvalersi di servizi di fornitori terzi fuori dall'Unione Europea nella massima parte, ma non è detto per tutti. È una richiesta complessa che va evasa in maniera esaustiva, che richiede anche un po' più di forse dati per capire esattamente di cosa stiamo parlando, ma non preoccupatevi. Oggi ho cooptato un collaboratore, un associate dello studio legale, che è felicissimo di essere qui con noi, e nel caso non fosse felicissimo non mi dirà niente di particolare, solo perché sono io. E ne parliamo approfonditamente per capire che cos'è un FOIA, quali sono le domande, perché sono state le domande e in che modo e perché rispondere. Io sono Matteo Flora e questa è una puntata speciale di Ciao Internet. Ciao Internet, eccoci. Ciao Antonio. Ciao Matteo, grazie per l'invito. Sì, anche perché non ti potevi esimere, quindi no, scherzi a parte. L'avvocato Antonio Perrini è penalista ed è senior associate di 42 Law Firm. Io sono socio di 42 Law Firm, quindi fate come se fosse un video sponsorizzato, quello che volete voi. Non veniamo a vendervi consulenza in questo video, semplicemente volevo rubare a piene mani la tua competenza su queste cose e vedere insieme a te. Partiamo magari dall'inizio. Allora, l'inizio è questo: Monitor API è online, le domande sono online, le singole domande, non solo, ci sono online anche tutte le PEC che sono state inviate, quindi potete prenderne uno a caso di qualunque istituto e leggere proprio come è stata scritta la missiva. Prima di andare a vedere cosa si richiede, premesse, eccetera, una domanda per te. Partendo proprio da, credo, 000, cos'è questo fantomatico FOIA o accesso agli atti? Allora, partiamo dal significato della sigla FOIA, che sta per Freedom of Information Act. Di fatto è uno strumento che è diffuso in diverse giurisdizioni a livello mondiale e che è stato recepito in realtà all'interno del nostro ordinamento nel 2016. È andato a completare un pochino il quadro rispetto agli obblighi di trasparenza per quanto riguarda proprio le pubbliche amministrazioni. Che cos'è? Spiegato in maniera molto molto semplice. Di fatto è un istituto, è uno strumento che consente a tutti i cittadini di andare a chiedere o a richiedere accessi a dati e documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. Di fatto non è uno strumento completamente nuovo all'interno del nostro ordinamento, perché per quanto riguarda l'istituto degli accessi civici, chiamiamoli così, ne esistevano già a partire da quello previsto dalla normativa. L'accesso civico è il cittadino che chiede delle cose, corretto? Esatto, corretto, corretto, alla pubblica amministrazione. E di fatto è uno strumento che consente per l'appunto al cittadino di andare a richiedere questo tipo di documenti, dati e di informazioni alla pubblica amministrazione. Come dicevo, è uno strumento che esiste anche in declinazioni diverse. La particolarità del FOIA, che invece all'interno del nostro ordinamento viene chiamato accesso civico generalizzato, è che amplia molto la platea di soggetti che di fatto possono andare a sfruttarlo, in quanto non è previsto un interesse o una qualifica specifica per quanto riguarda l'esercizio di questa richiesta di accesso, ma di fatto è una richiesta di accesso aperta praticamente a tutti i cittadini e che non devono portare uno specifico interesse affinché venga
venga ricevuta e possa essere effettuata. Dunque amplia molto, a differenza invece dell'accesso civico previsto ai sensi della normativa del decreto legislativo 241 del 1990, dove invece l'accesso è condizionato ad un interesse, ad una posizione soggettiva del soggetto che fa richiesta. Faccio un esempio molto banale: nel momento in cui si partecipa ad un concorso pubblico, in caso di esclusione è possibile andare a richiedere, ai sensi della 241 del 90, un accesso di questo tipo sulle prove e sui sistemi di valutazione che hanno portato, ecco, all'assegnazione del posto. Ma in quel caso il soggetto escluso ha un interesse a capire perché è stato escluso. Invece nel caso del FOIA questo interesse non c'è, quindi la platea e l'ambito di applicazione si amplia moltissimo, come appunto nel caso di Monitor APA. Questo è un pochino riassunto in brevissimi termini. In pratica non ho bisogno di essere, la butto giù proprio di modo che la capisca anche Matteo, non ho bisogno di essere uno studente di quell'istituto, qualcuno che ci ha lavorato, eccetera, eccetera. Io posso semplicemente chiedere a una pubblica amministrazione, come può essere un istituto, una scuola di qualunque ordine e grado, eccetera, dati di questo tipo, corretto? Corretto, corretto. Va aggiunto un ulteriore tema, che nel momento in cui io vado a il cittadino va ad effettuare questo tipo di richiesta, il cittadino viene trattato come se fosse un pochino un soggetto vulnerabile, nel senso che anche se non è tecnica la richiesta, se non viene formulata in legalese, per intenderci, o nei termini strettamente legali, di fatto l'amministrazione deve fare uno sforzo ulteriore per interpretare la richiesta. Dunque, di fatto, è uno strumento veramente alla portata di tutti i cittadini. Allora, in realtà, in questo caso, è proprio scritta da un legale la richiesta, eccetera. Quindi non si applica, però buono a sapersi. Domanda successiva. Mi sembra di essere un po' una sorta di talk show, roba varia, però, scusami, però cerchiamo di andare il più velocemente possibile. Quindi la PA è obbligata a rispondere? Allora, assolutamente sì, e tra l'altro anche con tempi molto molto stringenti. Il termine, ma come giustamente indicato all'interno della comunicazione ricevuta dalle pubbliche amministrazioni, è di 30 giorni. Ed è un termine che non è un termine lungo, è un termine molto molto breve, anche perché chi lavora con la pubblica amministrazione di fatto poi ne è a conoscenza. La procedura interna per identificare l'ufficio competente a dare la risposta, che sostanzialmente è quello che ha a disposizione l'informazione, il dato, l'informazione al quale il cittadino vuole accedere, c'è una procedura per la quale deve essere identificato un referente, devono essere ricercati i documenti, e nel caso che ci occupa qui in questo momento, ecco, i referenti potrebbero essere anche diversi, partendo sicuramente dal soggetto che fa parte all'area sistemi informativi, chiamiamola così, per racchiudere poi tutta la parte, ecco, che cura la parte tecnologica all'interno dell'amministrazione. Dunque è obbligata assolutamente a rispondere, ed è obbligata a farlo all'interno dei 30 giorni. Unico tema che sollevo, ma a mio modestissimo parere in questo caso è difficilmente applicabile, nel momento in cui l'informazione che deve essere comunicata al soggetto che ne ha fatto richiesta potrebbe andare a danneggiare oppure è necessario andare a richiedere, ecco, una sorta di permesso di un altro soggetto al quale potrebbero fare riferimento i dati presenti all'interno della risposta, che viene definito banalmente controinteressato, quindi un soggetto che può avere un interesse contrario rispetto al fatto che l'informazione venga, ecco, divulgata. A quel punto l'amministrazione ha l'obbligo di andare ad interpellare quel determinato soggetto per chiedere un suo parere. Come funziona a quel punto invece il discorso relativo ai termini? Il termine di 30 giorni viene sospeso nel momento in cui il controinteressato ha ricevuto la richiesta da parte dell'amministrazione. Quindi per l'amministrazione è importante utilizzare sempre dei canali tramite i quali è possibile avere una prova di avvenuta ricezione, raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure nel momento in cui il controinteressato dispone di una PEC, una PEC, perché i termini decorrono da allora. Nel momento in cui il controinteressato riceve la comunicazione della pubblica amministrazione, ha 10 giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni rispetto alla richiesta che è stata formulata. In quei 10 giorni, il termine di 30 giorni che abbiamo visto si sospende per poi ricominciare a decorrere. Sì, ma dubito, per la carità del cielo, dubito che non sia, che sia questo il caso, perché in questo caso parla di sistemi informativi e servizi che sono in carico
tra apici all'ente. Domanda, chi e cosa rischia se non si risponde? Allora, questo è il punto più interessante probabilmente, deve essere la domanda che si sono posti tutti i soggetti che hanno ricevuto questa richiesta di accesso agli atti generalizzato. Allora, di fatto partiamo da un primo presupposto. Rispetto ad altre tipologie di accesso agli atti, il silenzio dell'amministrazione non è un silenzio di diego. Che cosa vuol dire? Che è necessario per l'amministrazione procedere a formulare un riscontro e deve essere un riscontro argomentato, soprattutto chiaramente in caso di diniego all'accesso al documento, al dato o all'informazione. Quindi non posso dirgli no, attaccati, punto. Esatto, esatto. Per quale motivo preciso io ritengo che non sia mio dovere rispondere? Tra l'altro la giurisprudenza è molto severa rispetto all'argomentazione del diniego, perché invece è molto importante andare ad argomentare ogni singolo punto e a utilizzare una di quelle che poi vedremo a breve, delle possibili esclusioni che consente all'amministrazione di non concedere, ecco, di fatto l'informazione, il dato o il documento. Ecco, era la domanda successiva. In che caso c'è la possibilità di non rispondere? Allora, questa è la domanda, ecco, più complessa e sarà la domanda che naturalmente si staranno sempre chiedendo i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione. Ci sono delle casistiche molto molto specifiche elencate dalla normativa. La prima casistica che esaminiamo è quella sicuramente nel momento in cui la concessione dell'informazione potrebbe andare a violare un altro diritto costituzionalmente garantito. Penso ad esempio all'obbligo di segretezza della corrispondenza, piuttosto che invece ad esigenze di tutela a livello militare, piuttosto che ancora esigenze relative a quelli che possiamo definire elementi che possono andare a contrastare con il buon andamento, il principio costituzionalmente garantito del buon andamento delle attività delle pubbliche amministrazioni. È chiaro che non tutte le informazioni possono essere concesse. Purtroppo in questo caso specifico, anche dall'esame delle esenzioni che abbiamo fatto tra ieri notte e questa mattina insieme, non è semplice. Ci sono anche clienti che gliel'hanno chiesto davvero, quindi oltre a studiare per il video, in realtà disclosure aveva già dovuto studiare. Rinfrescare la cosa, dai, diciamo le cose giuste. Anche perché si tratta di normativa estremamente complessa, chiaramente noi adesso stiamo fornendo un quadro molto semplice, ma anche perché secondo me è corretto, ecco, dare delle linee interpretative rispetto alla gestione di questo tipo di richiesta, però è naturalmente una normativa molto molto complessa. Domanda successiva, stavo cercando il bottoncino per rimettermi visibile. Mettiamo il caso che a questo punto, secondo la PA, esiste uno qualunque, per ciascuno di questi esiste un motivo di diniego e quindi risponde e diniega l'accesso a questi, cioè non dà queste informazioni, nessuna di queste, per semplificare, o alcune di queste. Cosa può fare da lì in poi Monitor PA? Nel senso, è una risposta così è punto e basta? Allora, assolutamente no, naturalmente nel momento in cui dovessero ricevere una richiesta, un riscontro in cui avviene il diniego, ecco, alla comunicazione del dato, del documento e dell'informazione, c'è la possibilità di un riesame, viene definito sostanzialmente dalla normativa, e quindi la possibilità, tra virgolette, di appellare quella decisione e viene appellata sostanzialmente al responsabile della prevenzione della al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. E non c'è ed è importante quella carica. Infatti mi sono assolutamente incastrato, ma ne vado fiero, ma giuro che è una figura veramente incredibile. La sigla è molto più semplice, che è RPCT, di fatto, che è quella che poi viene utilizzata in gergo tecnico per semplificare anche lo scioglilingua. È possibile naturalmente anche andare a fare una sorta di riesame, proporre riesame al difensore civico. Tra le due è sicuramente consigliata più la via del RPCT, di fatto. Però a quel punto si va poi a riesaminare i motivi che hanno portato l'amministrazione al diniego. Importante questa singola parte, grazie per averla introdotta Matteo,
perché di fatto nel momento in cui si va ad utilizzare quella clausola di esclusione che è molto generica e quindi è molto favorevole agli avvocati, nel senso che è possibile argomentare su quel punto, uno dei punti di esclusione che consente il diniego è l'eventuale conflitto rispetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali. Però è una norma completamente aperta, quindi c'è libertà di argomentazione. Purtroppo in questo caso specifico non vedo la possibilità di sfruttare questo tipo di esenzione, perché di fatto è un diritto, chiamiamolo così, data protection, che viene spostato sul piano un pochino amministrativo. Viene utilizzato un nuovo strumento per esercitare il diritto di un'altra normativa, di fatto. Ma questo credo lo vedremo poi. La vedo più in un corso del tipo, ditemi quali erano gli altri che hanno partecipato al concorso, i loro titoli, magari la vedo più sollevare da quel punto di logicamente, poi non sono un avvocato. Te lo confermo, perché noi, prestando comunque servizio responsabile protezione dei dati con lo studio e anch'io personalmente con le università, abbiamo ricevuto veramente tante richieste di questo tipo, a volte ai sensi della 241, a volte ai sensi della FOIA o accesso civico generalizzato, a volte è innominata. Questo è interessante, lo dico perché nel momento in cui non viene definita giuridicamente dal cittadino la configurazione del tipo di accesso che si va ad effettuare, questo ricade sotto il cappello dell'accesso civico generalizzato, quindi quello più ampio possibile. E questo è un tema del quale tenere in considerazione. Chiaramente ci è capitato di negare alcune volte questo tipo di accessi civici generalizzati proprio in relazione alla presenza di o alla necessità di andare a coinvolgere, ecco, un classico caso di coinvolgimento del controinteressato potrebbe essere quello che hai citato tu, nel momento in cui, ecco, c'è una parte di tutela del lato personale anche dell'altro soggetto che ha partecipato al concorso e lo ha vinto. Ok, se anche l'RP eccetera o o comunque il difensore civico non danno soddisfazione a una delle due parti, cosa si va al TAR? A quel punto, esatto, c'è naturalmente aperta la strada del ricorso direttamente al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio e per singola materia. Chiaramente è una scelta importante poi quella del ricorso al TAR, perché porta una serie di chiaramente costi, ma anche delle tematiche molto molto tecniche da sviluppare. Quindi è una scelta importante sia per quanto riguarda l'istante, sia per quanto riguarda l'amministrazione che poi deve difendersi in giudizio. Quindi diciamo non è un piccolo aspetto da valutare, ecco. Ok, allora io ti direi, fatta tutta questa premessa, abbandoniamo il discorso FOIA e passiamo alle richieste. Allora, sono 6 richieste specifiche. Ti direi, ti va se ne parliamo una a una? Così almeno parliamo un attimo ciascuna di quelle. Ti dico prima, ti romperò un po' le scatole, per ciascuno ti chiederei più o meno di seguire uno schema di base, cioè partire dicendo che cosa diamine c'è scritto, perché è scritta in legalese, cosa vuol dire non in legalese, cosa in teoria avrebbe dovuto fare la PA, nel senso cosa prevede, perché quasi tutte le richieste sono richieste che prevedono il fatto che qualcuno abbia fatto un'analisi, un documento eccetera, che tipo di analisi, documenti eccetera dovrebbero produrre e cosa deve qualora non opponga diniego, bla bla bla, cosa dovrebbe rispondere, va bene, come schema principale. E partirei proprio dalla prima, segnandomi che siamo a 18 e 48, sto mettendo giù poi l'elenco dei minuti e secondi, così poi ci sarà anche l'elenco, lo troverete in descrizione. Allora, la prima dice: copia del contratto o altro atto, anzi mettiamola, vediamo se riesco a metterla direttamente, che è ancora più comodo. Così la facciamo leggere anche a chi ci sta seguendo. Zoom un po'. Pa, 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 pa. Guarda che bello. Allora, la prima è copia del contratto o altro atto giuridico in forza del quale abbiamo trovato un errore di battitura. L'istituto scolastico in indirizzo ha utilizzato e utilizzerà i servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico relativamente agli anni scolastici 2020, 21, 21, 22, 22, 23. Che significa? Allora, sostanzialmente si tratta banalmente della delibera interna all'amministrazione con la quale è stato
barato l'acquisto o l'utilizzo, l'acquisto di licenza o l'utilizzo della determinata piattaforma. Io credo ad interpretazione che abbia un duplice significato. Il primo sia appunto proprio la delibera che autorizza, con la quale l'amministrazione va ad indicare di avere una determinata esigenza e di fatto va ad averla colmata con quella soluzione. Corretto, perché naturalmente stiamo sempre parlando del pubblico e quindi ogni tipo di spesa deve essere rendicontata e deve essere giustificata. Quindi sotto questo punto di vista io l'avrei interpretata così, come da una parte la delibera proprio che autorizza all'utilizzo di quel determinato strumento, quindi con delle valutazioni, magari l'intervento già di una parte tecnica che va a specificare perché è stata chiesta quella determinata piattaforma piuttosto che un'altra, eccetera. Dall'altra parte invece, secondo me, si tratta proprio del contratto sottoscritto tra l'amministrazione e il provider della piattaforma, in questo caso servizio di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza. Quindi in questo caso cosa è? Sono questi due documenti in realtà. Io dovessi gestire la richiesta in questo momento, proprio in questo preciso istante, io chiederei, ecco, di andare a recuperare questi due tipi di documento di fatto. Domanda che non c'è, posso oscurare qualcosa, gli importi, cose varie, che ne so, anche solo il contatto di riferimento di chi è il mio commerciale, cose del genere? Allora, secondo me per quanto riguarda gli importi no, perché essendo la spesa affrontata poi da parte di una pubblica amministrazione, il bilancio di fatto è pubblico, quindi non andrei ad oscurare gli importi. Mentre per quanto riguarda invece, ecco, il commerciale di riferimento, la società che ha fatto da intermediario per l'acquisto o quant'altro, ecco, quello invece sì, c'è possibilità di andare ad inserire degli omissis o di andare, ecco, con la classica casella nera per quanto riguarda, ecco, dati che non devono essere, non sono dei veri e propri conto interessati, perché okay, l'informazione sì, è un dato personale loro, per carità, ma diciamo che è diverso il concetto di conto interessato, però di fatto, ecco, procederei con quella cautela assolutamente, te lo confermo. Per la grazia di Dio e tutto quello che avete in terra, l'omissis si fa con degli strumenti dedicati, non si mette un rettangolo appiccicato sopra al PDF, perché sennò si toglie il rettangolo del PDF e si vede cosa c'è sotto. Scusa, No, apprezzo. Più forte di me. Perfetto. E la prima ce la siamo smarcata. Mentre invece... Direi, tra l'altro, se vogliamo fare anche solo un piccolo passaggio rispetto all'analisi della legittimità della richiesta, la richiesta appare legittima sicuramente. Non mi spingevo a chiederti un parere, ma se tu lo vuoi dare ai disinteressati, io sono felicissimo del fatto che tu li dia. Io mi metto nei panni di chi deve rispondere in questo momento, quindi in realtà è la prima informazione che avrei detto, che la richiesta è legittima, proseguiamo e andiamo a recuperare il documento, chiaramente, con tutte le difficoltà del caso. Allora, passiamo alla seconda richiesta. La regia scarseggia qui, ma scusami, sono a fare tutto da solo. Qua inizia ad andare su GDPR, qua invece dovrai spiegarci un po' di più. Copia sulla valutazione d'impatto della protezione dei dati, cosiddetta DPIA, effettuata dall'istituto scolastico in indirizzo nell'ambito dell'utilizzo di un servizio online di videoconferenza o di una piattaforma che consenta il monitoraggio sistematico degli utenti nei 3 anni scolastici che si diceva prima. Buon divertimento a spiegare la DPIA. Cercherò di essere brevissimo e quanto più semplice di fatto. La DPA è un documento che riassume un determinato trattamento di dati personali. È un riassunto però molto dettagliato, molto particolareggiato, che va a prendere in considerazione una panoramica completa di quel trattamento e dall'altra parte va ad indicare tutta un'analisi dei rischi rispetto a quel determinato trattamento. Quindi di fatto quello che dobbiamo immaginare come documento concreto finale è proprio un documento all'interno diviso in diverse sezioni che va a prendere in considerazione, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, sulla base delle indicazioni fornite dall'autorità garante, va a strutturare sostanzialmente tutti i requisiti di un determinato trattamento, tra i quali compaiono sicuramente i principi data protection riportati all'articolo 5 del GDPR, minimizzazione, trasparenza, informazione e quant'altro, e dall'altra parte invece va a fare proprio una vera e propria analisi tecnica rispetto alle misure di sicurezza implementate e come queste vanno ad abbassare il grado di rischi. Quindi da una parte ci sarà
una parte di analisi dei possibili rischi, in questo caso sono piuttosto elevati, anche perché la piattaforma di videoconferenza potrebbe andare a riprendere o va a riprendere dei soggetti vulnerabili, sono dei minori, quindi in questo momento c'è anche un'attenzione particolare sotto questo punto di vista, sia dalla parte da parte dell'autorità italiana che delle autorità mondo. Quindi di fatto questo documento è un documento che dovrebbe essere nella disponibilità della pubblica amministrazione, rispetto anche a fare parte, ecco, dei requisiti da tenere in considerazione nel momento in cui si sceglie una certa piattaforma piuttosto che un'altra. Infatti, dall'altra stavo per parte, dirtelo, la DPA in teoria viene fatta, cioè non tutto quello che c'è nella DPA, ma buona parte di quello che c'è nella DPA è la base per poter discriminare, perché io dico, sulla base delle esigenze che ho, delle cose che ci sono sul mercato, scelgo quella che ha impatto minore o che non ha impatto. Corretto, corretto. Banalmente potremmo andare a preferire una soluzione di videoconferenza che ospita i dati trattati da quel determinato software all'interno dello spazio economico europeo, piuttosto che una soluzione che invece li trasferisca negli Stati Uniti, con tutti i problemi del caso, ma sarà uno dei punti successivi. Quindi questa è in maniera molto molto riassuntiva la DPA, quindi immaginatelo come un documento descrittivo e che prende in considerazione degli aspetti specifici di un determinato trattamento. È uno dei documenti più tecnici forse richiesti dal GDPR, tant'è che non viene mai redatto singolarmente dal legale o da un consulente, c'è sempre l'intervento anche di una parte tecnica, e di una parte tecnica piuttosto alta, nel senso, diciamo che è analisi di... Diciamo che quasi tutte le aziende hanno una collezione di DPA per ciascuno dei trattamenti o delle piattaforme, cioè puoi averne più per lo stesso trattamento, più per lo stesso, però normalmente sono una collezione di DPA che vengono fatte quando si fa l'adeguamento, il famoso adeguamento privacy, vengono gestite, che ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, qualcosa che ha un trattamento diverso, tende a fare una valutazione del rischio, come è richiesta peraltro dal GDPR. Assolutamente, te lo confermo, e di fatto è un documento poi scritto a più mani, sul quale poi c'è anche il vaglio finale del DPO. In questo caso il DPO lo troviamo in tutti i destinatari, essendo pubbliche amministrazioni, ricadendo comunque all'interno dell'obbligo di designazione. Quindi c'è anche la parte poi di intervento di un terzo soggetto, che è diverso dal titolare del trattamento, è diverso dal tecnico che ha fornito l'informazione più lato informatico, e ha di fatto questo compito di andare a esprimere un vero e proprio parere sulla la valutazione di impatto svolta. L'hai tirata così en passant, ma secondo me, fermiamoci un secondo e ritorniamo un filo indietro, è necessario un DPO, perché non è uno di quei casi in cui posso decidere di avere o non avere un DPO, devo aver designato un DPO. Esatto, ma anche perché la quintessenza di questa materia, per chi se ne occupa, sa benissimo che è vero che da una parte sono bersagliate le società di diritto privato, le società in generale, ma la vera quintessenza della materia, per chi conosce la storia di come si è sviluppata effettivamente, è proprio il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino, che è fondamentale sotto questo punto di vista, dove la tutela deve essere maggiore. Quindi la ratio, ecco, della designazione di un DPO all'interno della pubblica amministrazione ha molto senso, a mio parere. E okay, comunque siamo proprio in questo caso. Siamo sempre al punto 2, la richiesta di copia di valutazione della DPA. Allora, in questo caso quindi legittima o non legittima? Allora, assolutamente legittima anche in questo caso. Questo fa parte di quei diritti che troviamo, secondo me, cross tra parte di diritto amministrativo, definiamola così, e parte di diritto in materia di protezione dei dati personali. Uno è un suggerimento, l'altro è un punto di attenzione. Il suggerimento è: solitamente il provider che vi mette a disposizione la piattaforma, se è un ottimo provider, quantomeno vi dà una bozza di valutazione di impatto che deve essere poi completata dal titolare del trattamento. Quindi il primo consiglio che posso dare è quello di andare a verificare la documentazione contrattuale, quel pacchettino di documenti, se è presente il documento. Altrimenti il responsabile del trattamento, soggetto che tratta il dato in nome per conto del titolare, in questo caso il provider della piattaforma, ha un obbligo di collaborazione attiva nello svolgimento della DPA. Perché? Perché banalmente chi ha sviluppato la piattaforma è chi la conosce meglio. Conosce aspetti di sicurezza, conosce aspetti di trattamento e sa andare a redigere il corretto data flow, come viene chiamato in gergo tecnico, che è praticamente il flusso dei dati, la catena anche dei soggetti che possono accederci. Quindi importante quella
collaborazione. Quindi se voglio punto. Rispondere, voglio dare queste cose, guardo se il mio fornitore me l'ha già data totale o totale, se c'è già lì, se no dovrei avere il documento già fatto, cioè no, sicuramente ho una DPIAN in un cassetto. Un template quantomeno, esatto, dovresti sicuramente averlo a disposizione. L'altro punto che invece risulta essere molto delicato è il fatto che nel momento in cui apro un documento che riporta delle misure di sicurezza e descrive nel dettaglio le misure di sicurezza adottate da una piattaforma, ecco, lì bisogna fare un pochino di attenzione. Fare discovery piena rispetto a queste informazioni potrebbe aumentare un pochino la superficie d'attacco, nel senso che sostanzialmente dei soggetti malintenzionati avrebbero già un pezzettino di lavoro fatto, perché sanno già come andare. Vengo lì e ti più forte, perché la security, se la tua sicurezza ha bisogno di oscurità, non è sicurezza, ma quello ce la risolviamo dopo io e te questa cosa. Non volevo dire nulla di sbagliato, solo ecco, sensibilizzare rispetto alla parte di di sicurezza, perché... Premesso che security through obscurity non è security, cioè se io il mio sistema non è sicuro perché nessuno sa come l'ho fatto, ci potrebbero essere dei dettagli dai pannelli di controllo, roba che potrei ritenere. Io immaginavo gli algoritmi di cifratura, ecco, che possono essere, noi lo vediamo sempre come la cifratura è degno e la chiave è degna, puoi raccontarlo a chiunque. Detto quello, 10 punti in meno a Grifondoro, vero. Cioè, così non si può proprio fare. Sono sempre un avvocato, mannaggia. Numero 3. Aspetta che andiamo in regia. Qua. Copia degli atti riportanti le misure tecniche previste ed adottate nell'istituto scolastico in indirizzo per attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, nel caso di utilizzo di piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica negli anni scolastici, bla bla bla. Questa è bella. Allora, assolutamente sì, e questa va a diciamo picchiare un pochino sul principio di minimizzazione, nel senso, hai scelto una determinata piattaforma, fammi vedere che cosa hai fatto sostanzialmente per limitare le attività di quella piattaforma alle attività che effettivamente sono necessarie per le quali hai implementato quella determinata piattaforma. Questo è un documento in realtà Abbiamo detto una cosa che mi sono accorto, che principio di minimizzazione, il GDPR si basa, tra i vari principi che enuncia, ce n'è uno molto importante che è la minimizzazione, cioè ti dice, detto da un non avvocato, colleziona solo ed esclusivamente quei dati che sono strettamente indispensabili o necessari per adempiere a quel trattamento. Se la tua piattaforma fa anche il caffè, e fare il caffè prende più dati di quello che ti serve, in realtà limitati a quello strettamente necessario. E il principio di minimizzazione è proprio uno dei più fondanti, le basi stesse su cui si poggia l'intera impalcatura poi del GDPR. Dicevi una cosa del genere? E di fatto aggiunge poi anche il secondo principio fondamentale, che è quello della data protection by design e by default, quindi la piattaforma dovrebbe essere stata sviluppata in modo da andare ad isolare le diverse funzioni sulla base delle necessità ecco finali dell'utente. Legittimo o non legittimo e cosa che documenti sono? Allora, questo è un documento, ti dico la verità, che è un documento da accountability piena, nel senso che è un documento non previsto specificatamente dalla normativa, nel senso che è un documento che va a dimostrare la responsabilizzazione da parte del titolare del trattamento, è un documento descrittivo, quindi non ha una forma specifica. Ecco, su questo documento secondo me non è detto che possa essere già presente. Questo probabilmente è un documento che dovrà essere redatto dalle pubbliche amministrazioni, a meno che non sia annegato all'interno di determinati o delle condizioni di servizio del fornitore, perché magari sono già indicate all'interno, oppure sia stata fatta un'analisi rispetto alle funzionalità. Però questo, devo dire, secondo me è il documento un po' più particolare che viene chiesto, perché non ha una forma specifica, per quanto di mia esperienza, naturalmente. Aggiungo che tante volte è nel documento di messa in opera in cui il fornitore che ti ha installato determinate cose ti dice: guarda che sulla base delle tue esigenze, di queste 38 funzionalità abbiamo attivato solo queste tre
che sono quelle strettamente necessarie. Uno, devo dire la verità, in termini economici, perché tante volte l'aggiunta di funzionalità significa anche aggiunta di prezzi, quindi in genere lo limito a quello. Due, spesso e volentieri, questo l'ho visto invece fare, nel documento di messa in opera ci può essere questa parte, quindi magari se cercate qualcosa, il documento di messa in opera, collaudo, eccetera, potrebbe essere uno dei posti in cui trovate queste informazioni. Però sì, sono d'accordo, probabilmente questa è l'unica cosa che è assolutamente legittimo che qualcuno dica: l'abbiamo fatto, l'abbiamo minimizzato, non l'abbiamo scritto da nessuna parte, cogli l'occasione per farlo in questa sede. Abbiamo finito. Sicuramente un documento utile da avere a disposizione. Passiamo alla prossima? Passiamo alla prossima. 35 e 30. Allora, io continuo, se mi vedete scrivere, continuo a mettere i time code, così poi non devo rivedere tutto per vedere dov'è. La prossima è su due pagine, porca miseria, il mio ossessiva compulsività mi darà fastidio. In realtà la prossima è una copia del 2 per altre cose, perché anche qui mi chiede un'altra DPA, ai sensi del 35 del GDPR, effettuata in ambito di utilizzo di piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica integrata, registro elettronico adottate nell'anno. Mentre sono due DPA. La prima era legata principalmente a cose che possono generare il controllo massivo degli studenti e la videoconferenza. Questo in realtà è legato più alle piattaforme digitali in genere, messaggistica, mail, gestione della didattica digitale e registro elettronico, corretto? Confermo, infatti secondo me i due punti possono essere sostanzialmente trattati insieme. A volte succede, perché è una facoltà concessa dalla normativa, che una valutazione di impatto vada ad analizzare un insieme di trattamenti, non un singolo trattamento. Magari la piattaforma che va ad erogare, anzi quasi sicuramente la piattaforma che va a erogare questo tipo di sistemi è una unica e ha diverse funzionalità, quindi potrebbe essere che si risponde direttamente con il punto precedente perché la valutazione di impatto è unica. Questo dipende, come amano dire gli avvocati. La precedente, quindi, direi. Confermo, assolutamente, sempre con il caveat delle informazioni particolari che non sono quelle sulla sicurezza. Ricapitoliamo alla richiesta numero 2. In realtà forse ne capisco anche la ratio di questo. Perché? Perché la prima, la DPA, è possibile che ci sia perché c'erano state tante problematiche, ti ricordi, nel periodo del Covid, per cui la videoconferenza, gli esami a distanza, eccetera, erano finiti nell'occhio del ciclone, e quindi magari in quel caso lì specificatamente era stata fatta una DPA, ma magari nessuno, e sono disposto a scommettere buona parte del mio stipendio, che il 90% non ce l'hanno, magari non hanno mai fatto ad esempio sulla mail o sul registro elettronica. Esatto, anche perché probabilmente è uscito dagli indici di valutazione per i quali quel determinato trattamento doveva essere sottoposto a DPA. Rispetto naturalmente a quello che invece dicevi tu, assolutamente sì, è stato un pochino il male, i sistemi di proctoring sono stati presi di mira, c'è stata anche una sanzione importante. Proctoring, i sistemi di controllo anticopia durante gli esami. No, c'è un video che abbiamo fatto, se cercate proctoring trovate un video mio di Guido Scorza in cui ne parlavamo. C'è stata una sanzione importante. A un'università milanese, se non mi ricordo male, tra l'altro. Corretto. Ok, possiamo passare al punto successivo? Allora, arrivo, che recupero il tutto con la regia. Scusate la lentezza, ok. Copia, una bella tia. Copia della valutazione di impatto di trasferimento dei dati all'estero, TIA, afferente all'eventuale trattamento dei dati in paesi terzi, ovvero che si trovino al di fuori dell'Unione Europea, necessario per la fruizione e il funzionamento dei servizi di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico adottati per i vari anni. Questo è il croce delizia dell'ultimo periodo, no Antonio? Il trasferimento dei dati. Allora, questo è il punto più tricky in assoluto, nel senso che anche ad averla svolta una TIA, di fatto avere un esito positivo di quella TIA, se si utilizzano determinati servizi soprattutto, è praticamente impossibile. Sotto questo punto di vista, di nuovo, è sempre un dipende la risposta, perché di fatto dipende dal provider che viene utilizzato e se soprattutto va a trasferire dato al di fuori dello spazio economico europeo. Questo è il tema
quasi tutti i provider che offrono questi tipi di servizi lo fanno. Il problema qui è proprio andare a ostendere un documento che sia un documento con una valutazione positiva, perché tolti alcuni provider, ecco, un pochino più attenti, che all'interno delle loro condizioni di servizio e all'interno dei loro termini e condizioni vanno già ad integrare i nuovi modelli di standard contractor clauses, di clausole modello per il trasferimento dei dati, e addirittura mettono a disposizione una TIA già svolta, sempre per il discorso che è il fornitore quello che conosce meglio il flusso del dato, il trasferimento e dove di fatto verrà salvato. Sotto questo punto di vista, ecco, non è detto che si possa avere a disposizione in questo preciso momento storico un documento con valutazione positiva rispetto a quel trasferimento. Questo purtroppo è da sottolineare. Mi stai solo dicendo, senza dirmi questa cosa, e non te lo farò ripetere, che il 99% delle, non solo le PAE, di chi sta usando servizi all'estero lo sta facendo contro legge. Purtroppo devo dirti, è l'amara verità in questa piccola guerra fredda, che definiamola così, che si è sviluppato tra blocco europeo e blocco statunitense, nello specifico sui loro servizi. Purtroppo abbiamo costruito una serie di servizi per un X di anni utilizzando i loro servizi, a differenza di ordinamenti come quello cinese, dove invece hanno fatto tutto al loro interno. Quindi adesso il nostro è un problema. Maximilian, corretto. Maximilian è la sentenza Schrems 2, che è l'ultima fase della storia di Maximilian Schrems. Ma per quello c'è un video mio di Giuseppe Vaciago che spiega Schrems. Quindi questa è un po' tricky, secondo me, perché non allora, l'avranno, secondo me, e se ce l'hanno, la TIA non gli abbiamo, la TIA è un documento come la DPA. C'è un documento formale, chiaro, che però non riguarda i rischi relativi al trattamento del dato, ma riguarda i rischi relativi al trasferimento di dati all'estero. E la vedo tricky, perché avere qualcuno che... Già la TIA, io vedo difficile che tanta gente abbia fatto TIA. Ne vedo molte meno che di PIA. Due, non so su che base attualmente sarebbe possibile per qualcuno mettere una TIA che dica sì sì, non c'è nessun problema. La vedo io difficile. Ho visto solo un provider, incredibilmente, che aveva dei documenti fatti particolarmente bene a livello documentale, naturalmente, all'interno del quale andava a prendere tutti i punti indicati poi dalle guidelines del Comitato Europeo per la protezione dei dati, emesse a seguito chiaramente della sentenza Schrems 2 che stavi citando tu, e sotto quel punto di vista davano delle garanzie. Ecco, in quel caso, se si utilizza quel determinato provider, bisogna solo prendere quel documento e metterlo a disposizione. Però non ne ho visti molti, devo dire. Vabbè, la verità, sulle TIA svolte. Microsoft, Google, Zoom, ti daranno tutti la TIA precompilata, no? No. Ti avvali della facoltà di non rispondere. Perfetto, grazie. Però verificatelo, perché secondo me è un processo in divenire, questo va detto. Naturalmente stiamo parlando di un'esigenza praticamente nuova, è dal 2020, quindi in ambito di diritto chiaramente possiamo ancora definirla nuova, e di fatto è un ulteriore documento che non era previsto nel set dell'adeguamento del classico elenco lista della spesa che utilizziamo, ma che è un documento nuovo che bisogna redigere, bisogna verificare, e che è proprio difficile poi andare a garantire le misure che sono indicate invece dalle autorità. Certamente. Allora, l'ultima delle richieste. Allora, mi si consenta un francesismo. Questa è la vera bastardata, dal mio punto di vista. Questa è proprio bastarda. E adesso vi spiega Antonio perché. Però, partiamo dall'inizio. Non è che una pubblica amministrazione, al contrario di un'azienda, che semplicemente dice, ok, preferisco quel fornitore a quell'altro, in una PA non è così banale, ci sono tutta una serie di necessità che devono essere fatti, vengono chiamate valutazioni comparative normalmente, per cui alla fine c'è bisogno di una sonora motivazione del perché, ad esempio, non uso le piattaforme che si avvalgono del riuso, cioè perché non uso le piattaforme, magari quella che mi dà il Ministero dell'Istruzione, quella che mi dà lo Stato, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda è quella che fa Monitor APA. Numero 6.
copia della valutazione comparativa ai sensi del 68 del decreto legislativo 73/2005 numero 82, realizzata per provvedere all'acquisizione delle piattaforme di posta elettronica, messaggistica, videoconferenza, didattica a distanza, didattica digitale integrata, registro elettronico adottate nell'anno dell'istituto. Dimmi cosa ho sbagliato, dimmi che in realtà no, è bellissimo, l'avranno fatto tutti e io mi preoccupo per niente. Allora, di fatto la norma che viene citata è una norma del CAD, che è il codice dell'amministrazione digitale. Allora, da una parte vorrei dirti sì, assolutamente, che l'avranno fatta tutti, perché di fatto si tratta di duplice esigenza. Da una parte l'esigenza relativa alle funzionalità, quindi valuto più piattaforme al fine di poi scegliere la migliore a livello di beauty contest. Dall'altra parte c'è proprio un discorso di trasparenza e partecipazione delle imprese private alle forniture, e devono essere chiesti una sorta di X preventivi rispetto a X prodotti, in modo da andare a dimostrare che la valutazione non è stata fatta e che poi l'assegnazione finale è stata effettuata non per meriti particolari di un determinato imprenditore, ma perché la piattaforma è perfetta ed incline a fornire le funzionalità delle quali la pubblica amministrazione è necessaria. Sotto questo punto di vista ti dico la verità, secondo me le pubbliche amministrazioni avranno a disposizione questo documento. Anche qui la richiesta è legittima, particolarmente legittima se posso aggiungere, perché di fatto va anche a verificare, ecco, il buon andamento della pubblica amministrazione e il fatto che il processo di assegnazione sia un processo, ecco, controllato e con verifica di fatto di diversi player, per poi la scelta del player migliore nel rapporto qualità-prezzo, ecco. No, in realtà mi hai rassicurato, ero convinto che tu mi dicessi no, non lo fa nessuno, sarà un delirio. Te lo dico tra domani e dopo, nel momento in cui iniziamo ad aprire lo scrigno per gestire la richiesta per i vari clienti. Va bene, nel caso metterò un commento dicendo Antonio Perini si rimangia dal minuto 43 in poi. Allora, sono arrivati a 46 minuti, se siete arrivati qua non siete dei fottuti eroi, ma siete il manipolo di Spartani, davvero. Antonio, ci siamo dimenticati qualcosa? C'è qualcosa che ti piacerebbe aggiungere che non ti ho chiesto? Sei tu l'esperto, quindi microfono aperto. Allora, non vorrei aggiungere nulla, faccio solo il mio commento personale rispetto a questo tipo di iniziative, che secondo me sono corrette, nel senso sono strumenti che di fatto possono essere utilizzati. Quindi l'iter che viene seguito è un iter corretto. Capisco dall'altra parte la pubblica amministrazione che viene messa un pochino alla prova, perché di fatto questo tipo di richieste vanno a sondare degli aspetti ultra specifici, e poi da pubblica amministrazione a pubblica amministrazione ci sarà una differenza epocale. Immaginati come viene gestita la richiesta da una scuola di un determinato numero di alunni con un determinato standing, diciamo così, rispetto a una scuola invece magari che è situata più in provincia, pochi alunni e ha, diciamo, delle altre cose a cui pensare in questo momento. Però di fatto è una prova, e lo strumento che viene utilizzato non mi sento di dire in alcuna maniera che sia scorretto. È chiaro che fa parte, ecco, di quell'attivismo che si è sviluppato su questa materia, che secondo me è sintomo che la materia è viva sotto questo punto di vista. Quindi concludo solo con questa chiosa finale. Per il resto no, mi sembra che abbiamo passato tutte le istruzioni, ecco, per cercare di dare seguito alla richiesta. Io sono curioso di vedere invece come verrà interpretato, perché qualcuno chiederà un interpello di varia ragione, il fatto che un unico soggetto richieda a così tanti soggetti così tante informazioni. Perché se non ho dei dubbi, premesso che non sono un avvocato, però da quello che conosco io e che ho visto con tanti clienti anche che sono transitati tra di noi, lo studio, eccetera, se non ho dei dubbi sulla legittimità della singola richiesta, forse mi vengono dei dubbi su quello. Però c'è da dire che se si va a vedere lo scopo statutario di Monitor API e le finalità, diventa difficile dire che, ne so, che do a una persona delle informazioni strategiche, eccetera, lo do a un gruppo di attivisti che fanno quello, che hanno come proprio mission quella. Quindi sarò curioso di vedere quella parte. Questo la condivido completamente con te, nel senso che anche a me fa un pochino di inquietudine, ecco, questo tipo di... È vero anche che all'interno dell'accesso civico disciplinato dalla 241 del 1990, una delle esenzioni è proprio la massività delle richieste. Ecco, vediamo anche come si sviluppa la linea difensiva un po'. Io sono curioso di questa massiva, perché
Le interpretazioni me le sono studiate un bel po' tra ieri notte, stanotte, eccetera, e quasi tutte le interpretazioni vertono sul fatto che io non posso andare alla scuola di Antani Tapioco di sopra e chiedere 8.500 documenti, perché questo è troppo gravoso per... sulla dimensionamento non sono così convinto, devo dirti la verità, che il massivo si possa applicare a tante richieste che singolarmente sono perfettamente lecite. Mentre invece se mi avesse detto voglio tutte le pagelle di tutti... le pagelle sarebbe stato, però voglio tutti gli scontrini fiscali che sono stati fatti dal 73 a oggi, ti avrei detto no, è strumentale ed è vabbè, esatto. Quello però non è massivo nel profilo della quantità di documenti, stiamo parlando di 6 documenti tra le quali abbiamo visto sono anche accorpabili alcuni, è massivo solo perché è un invio massivo su molti soggetti, quindi anch'io nutro dei dubbi su... Però la sto approfondendo, ti dico la verità. La scopriremo e sono curioso, sono onestamente curioso, perché in Italia è un primus, una cosa del genere, che viene fatta con questo scope, e quindi sono molto 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 curioso. L'unica cosa con cui finire è è vero, siamo uno studio legale, è vero, facciamo anche noi queste cose, quindi se arrivano a chiedercelo, Perini non fa Perini il team, non è solo Perini ovviamente, Antonio fa le notti, però l'obiettivo di questo video era un altro, era proprio, siccome sono arrivate un sacco di richieste, anche generali, non da potenziali clienti, su cosa diamine c'è, perché me lo chiedono, possono chiedermelo o no, che tipo di documento devo rispondere, con che tipo di documento devo rispondere, l'idea di base del video era proprio dare una visione il più possibile ampia, di ampio respiro, raccontandola per far capire che cos'è, come funziona e che cosa serve. Secondo me ci siamo riusciti di sicuro, Antonio, grazie, perché ci sei riuscito a dare un piacere superiori a quello in cui io sarei assolutamente stato in grado di fare. Non posso dirvi, risponderemo a tutte le domande qua sotto, perché se ci fate una domanda per ciascuno delle 9.000 ad 8.300 eccetera scuole, chiedete al vostro DPO, chiedete ai vostri legali internamente, però se avete delle curiosità in generale, se secondo voi alcune cose l'abbiamo fatto in primo take, non ci sono tagli, non ci saranno tagli, se su alcune cose non siamo stati precisi, non ci siamo spiegati bene, ditecelo e sarà nostra cura ovviamente integrare, nel caso in cui troviamo qualche imprecisione nessun problema anche a dirlo e a correggerla. Antonio, grazie mille ancora. E grazie anche della sfacchinata degli appunti delle varie cose. Quella è un'altra storia del dietro le quinte, però ma figurati, è stato un piacere, Matteo. Grazie mille a tutti voi di essere stati con noi, la bellezza di 52 minuti e 20 secondi in questo momento, e come al solito e anche questa volta grazie mille per averci ascoltati ed estate parati. Ciao.